Ciao ragazze, Ciao ragazze, sono tornata con un altro video siamo tornate con un altro video. e c'ho come ospite nel mio canale Francesca, Gambollo, l'altra malefica. l'altra malefica, malefiche per sempre, ci amiamo, siamo D'altronde, sempre insieme, d'altronde. d'altronde. E niente, regà, Francesca si è vestita così, di Sì, mi corallo. sono vestita giallo, come potete ammirare la collana che non è mia. Già, corallo, con corallo e blu e scarpe gialle. Quindi abbiamo Quindi, ricreato un make-up che gli si abbinasse al vestito in abbinanza. No, in un'abbinazione. abbinanza si dice, è In famoso nel mio abbinanza. canale il Ah, in termine abbinanza. abbinanza. Allora, ho cercato di parlare più italiano possibile per essere più comprensibile possibile. Pure io ho fatto quel che ho potuto. E niente, noi vi lasciamo al tutorial, speriamo tanto che vi piaccia e vi mandiamo un grosso bacio. Ciao gnappe! Aia. Scusa! Mi ha ucciso. Che vuol dire Si è sdroppiata? fatta male. Ah, mi Si è sono stroppiata. stroppiata. Bene, allora andiamo a realizzare il make-up su Francesca. Saluta. Buongiorno. Andiamo a realizzare. Vediamo questi scogli qua. Allora, guarda su. Mettiamo del correttore per coprire le Io. occhiaie. Le occhiaie. Sì, ma non chiudo l'occhio, non ti cieco. Sfumiamo il correttore in questo modo e poi procediamo con l'altro occhio. Adesso per coprire le bollicine che è in fronte metteremo un correttore verde che camuffa i rossori in questo modo e andiamo a sfumare picchiettando con il dito e non trascinandolo perché sennò viene via il colore. In questo modo. Adesso prendiamo un fondotinta, io prendo questo qui, Mousse di Essence, e lo andiamo a stendere con dei movimenti su tutto il viso. Oddio, mi sta partendo il viso. Perché il pennello è così? A spugna. Capondo. Perché così entra meglio nei punti piccoli. Adesso vado ad applicare una polvere di riso, questa è di MAC. La metto con un pennellino. Pennellino, insomma, con un piumino. Chiudi l'occhio. Che serve la polvere di riso? Opacizzarti la faccia. Perché Ah, sono opaca. sennò sei lucida. Ah, no, sono opaca. Chiudi. Sennò pari, fai effetto sudato. Ah, no, 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 no. Ho applicato un primer di Make Up Forever sull'occhio. Adesso utilizzo questa palette qui di India Collection di Paula P e vado a prendere questo colore pesca qui. Prima di prendere il pesca prendo questo oro e lo vado a mettere all'interno dell'occhio. Chiudi? Lo mettiamo qua per dare il punto luce. Mettiamo qui. Poi andiamo a prendere il pesca e lo andiamo a mettere su tutta la palpebra mobile. Aspetta, girate così. È un colore molto tenue, quindi non è tanto scrivente, dovete fare almeno due passate, ma anche con due passate rimarrà molto delicato. Ok. Dopodiché andiamo a prendere questo marroncino qui con un pennello a penna tipo questo e lo andiamo a mettere
su questa parte qui, portandolo verso l'alto. Dopo, prendendo un pennellino da sfumatura, andiamo a sfumare il colore. Questo modo qui. E poi andiamo a prendere un colore chiaro da mettere sotto l'arcata sopraccigliare. Prendo questo ombrettino qui di Anika. E andiamo a dare il punto luce qua, cercando di portare il colore chiaro sulla sfumatura appena fatta, in modo tale da uniformare meglio il colore. Così. Prima di continuare con gli occhi, vado a colorare la sopracciglia. A riempire eventuali buchi. Così. Ok. Con un mascara per sopracciglia le vado a fissare. Adesso sfumo, guarda su, sfumo l'eyeliner qui sotto per dare un effetto meno netto. Quindi lo sfumo leggermente. Applico la matita marrone all'interno dell'occhio. Francesca, non piangere. No. Ok, ci siamo, non piangere, hai resistito, eccola. E adesso applico il mascara. Ma prima di applicare il mascara, Mamma mia. No, utilizzo il piegaciglia. Ti piace il piegaciglia? metto paura. Ti vi collera. Questa cosa mi fa mettere paura, mi dà color quando faccio. Piano, eh? Guarda dritto. Mamma mia, è andata. È andata. Utilizzo un mascara waterproof. Questo è di Elena Rubinstein. Effettiva. Chiudi, cioè guarda dritto. Guarda sempre dritto. Lavorare il mascara è un po' palloso. Ci devi stare un pochetto. Mo' applichiamo su Francesca una terra. Questa è della MAC della linea nuova. Con un pennellino storto. Sbattiamo l'eccesso. Fai il pesce. Cerchiamo lo zigomo. E andiamo a mettere la terra sotto lo zigomo. In questo modo. Dopodiché. Basta, basta Ah. pesce. La vado a mettere qua, sfumandola per bene, gira, su la mascella. Dopodiché Così faccio Ridge Forester. sul mento. Adesso vado ad applicare un colore bianco, insomma chiaro, più chiaro del suo tono di pelle, per andare a fare i punti luce. Guarda su. Per andare ad illuminare questa parte sotto l'occhio e questa, girate qua, così, sotto lo zigomo. Quindi delineiamo di più le zone d'ombra e le zone di luce. Qua e qua. E adesso ovviamente lo faccio anche dall'altro lato.
Come blush applico un ombretto di Paola P, si chiama Kama Sutra. Sì, il nome è molto strano. Ed è uguale a praticamente l'ombretto che gli ho messo, quello pescato, ridi? Lo puoi fare, risata tua? Ah, che ridere! E metto il blush sulle ganasse, come chiamo io. Ganassi. Adesso sei contenta, arriva il tuo momento preferito del pennello. Ah, questo mi piace a me. Dell'illuminante. Bello questo pennello. Allora, prendo un illuminante, questo è di Madina, lo vado a mettere sul naso, sulle labbra, qua e qua. Bello questo. Adesso è il momento del rossetto. Vado ad applicare questa matita di Make Up For Ever. Si chiama 18C, qua c'è scritto. Non so qual è, però è questo colore qua. E il rossetto di MAC costa chic. Come me, chic. Perché, mi si dice? Diciamo che abbiamo fatto sto trucco su Francesca perché c'ha il vestito di stasera con i toni pesca, insomma. Mm. Cioè, tipo a fiori, che roba che i fiorellini pescano. Caga, caga, canottiera. Io caga, caga, caga. Ok, metto la matita. E poi vado ad applicare il rossetto. Teoricamente, quando truccate un'altra persona, l'ha applicato col pennello. Però vabbè, Francesca è mia sorella, quindi non mi frega niente. È un po' che una cosa di genere, però non ci frega niente. No. Adesso applico su Francesca un velo de gloss, questo extra volume lip gloss de Gigo, del colore 18. Leggermente nella parte centrale, così che fa effetto delle labbra più carnose. Ti senti realizzata? Guardati. Sì. Ma come senti? Sei manco vista. Beh, già lo so. Ah, amo. Ma ero bello. Iamollo. Tu bella, eh? Ma non è bella questa. Bene ragazze, il make up è terminato. Spero tanto che vi sia piaciuto. Sto bene. Sei soddisfatta? Soddisfatta e rimborsata. Ah, come è rimborsata? Esatto. Alla televisione ci sono disfatte rimborsate. Ho avuto paura quando ha preso qualcosa. Il piacere. Ah, ho paura che lo coso. Fa in appetti coro. Ha preso la collera. Ma ci piace collera. Ah, poi il trucco com'è? Da? At. At. Da gatta. At. Bene. E scarpe da muzzucato oggi? No. Oggi no? Dì un po', come mi hai detto, ti metto fuori insieme i gatti. Ma non fa scemo, se no ti metti là fuori insieme at. Mi sono pisciata sotto. Lei è morta a terra. Mia, che se dopo un quarto d'ora la trovo svenuta a terra, che diceva mia. E noi atto che. Beh, bello, io la amo. Che devo fare? Ah, ci siamo fatti anche il tatuaggio. E io ce l'ho qua, non ve lo posso mostrare. Aspettate. No, non posso, faccio un altro scandalo. Già ho dato nella casa. C'è la sua sull'inguine. Già ho fatto scandalo a suo tempo. Quindi poi basta. Vi faremo un video dove vi spieghiamo il significato. E niente, noi vi salutiamo. Mua. Ciao! Ciao gnappe! Ciao gnappe!